Sottolineiamo innanzitutto l'importanza della scelta fatta dal Comune di Napoli un po' di tempo fa di avere il garante dei detenuti della città di Napoli, perché questo non è un obbligo, era previsto da tempo il garante regionale, come tutti sanno, ma proprio perché noi consideriamo il tema dei diritti un tema essenziale, di diritti di tutti, indipendentemente di ciò che hanno fatto nella vita, credo che questa sia una scelta politica, istituzionale e sui diritti molto forte. Oggi presentiamo il lavoro che ha fatto il garante Pietro Ioia con il suo ufficio, in stretta collaborazione ovviamente con il comune, con l'assessore in questo caso Pagano, e quindi Napoli ribadisce che la democrazia è tale se i diritti si realizzano anche nei luoghi in cui sono più fragili. La relazione annuale dell'Ufficio del Garante dei Detenuti del Comune di Napoli sul sistema carcerario fa emergere la condizione di solitudine delle strutture, distaccate dal resto della società e disumanizzate, anziché parte integrante della collettività. Ma nel documento si riflette anche su progetti e azioni per concedere dignità ai detenuti e alle loro famiglie, oltre alla rieducazione e al reinserimento. Stamattina nella sala dei baroni del Maschio Angioino è stato presentato il rapporto annuale, secondo cui le persone in carcere non possono ancora esprimere pienamente il loro insindacabile diritto alla salute, al lavoro, all'istruzione, all'affettività e all'eguaglianza, nella parità di trattamento e nella non discriminazione. E le carceri in questo caso, non dimentichiamo, non sono solo il luogo in cui si deve espiare una sanzione, ma anche in cui c'è la funzione rieducativa della pena sancita dall'articolo 27 terzo comma della Costituzione, cioè l'obiettivo è sempre quello di consentire anche a chi ha sbagliato di reinserirsi nella società. Ma lei è per la costruzione di nuove carceri e per una riforma dal punto di vista legislativo? Lei come la vede anche da ex magistrato? Ma non è che l'uno esclude l'altro, cioè c'è da fare un lavoro complessivo. Ci sono alcune condizioni delle carceri che sono inaccettabili, arrivati al 2021 non si può tollerare il sovraffollamento di alcune carceri italiane, quindi c'è un tema di strutture che devono rispettare la dignità delle persone e rispettare le condizioni in cui tanti vivono nelle carceri, i detenuti, ma ci sta il personale penitenziario, è una comunità, è una piccola città. Dall'altro poi c'è bisogno di riforme, l'Italia è un paese che ha una serie di anomalie, una per esempio è dove c'è una quantità enorme di persone in carcere senza che sia ancora intervenuta la sentenza definitiva di condanna e abbiamo un numero significativo di persone condannate in via definitiva che stanno fuori. Che voglio dire? Che c'è ancora un uso eccessivo della custodia cautelare e invece dei tempi della giustizia, che se guardiamo basta andare in un tribunale, una corte d'appello, per rendersi conto che sono tempi improponibili, ma non solo per gli imputati, per i testimoni, per le persone offese, per le vittime, per le parti civili. Ci vogliono sicuramente una serie di interventi normativi e in questo momento la situazione è vieppiù aggravata anche dal fatto che la magistratura vive uno dei momenti più difficili della sua storia dal punto di vista di credibilità. Quindi è tutto molto complesso e molto difficile, però che ci sia la sensibilità da parte dei cittadini e delle associazioni, qua anche molte rappresentate in questo convegno, è un buon segnale, vuol dire che non ci si rassegna alle cose che non vanno. Depenalizzazioni o misure alternative? Ma possono essere utili entrambe. Il panpenalismo non è mai una scelta vincente. Le misure alternative possono essere utili, abbiamo anche qui sperimentato per esempio in alcune collaborazioni tra le strutture penitenziarie e il Comune di Napoli di come si possono utilizzare detenuti per fare lavori socialmente utili, è un modo anche secondo me di favorire quel reinserimento sociale di cui parlavamo, ma anche di mettere in campo delle attività che hanno un valore per la collettività e che possono essere quindi utili da più punti di vista.